Salve a tutti da parte mia, da parte di Paolo Minucci, dal bordo piscina della Città Bianca, qui a Villa Raspa di Spoltore, per proporvi per la prima volta una serata legata al tour internazionale di Miss Adriatico, concorso di bellezza patrocinato dal Consiglio regionale d'Abruzzo, che in passato ha portato fortuna a tante ragazze che ormai rappresentano delle solide realtà nel settore della moda e dello spettacolo. Oggi siamo qui tra tanta gente in una struttura fiore all'occhiello dell'intera area metropolitana, grazie al suo patron, al suo giovane titolare Alessandro Filippone, che vorrei ringraziare attraverso il vostro scrosciante battimani. Saranno ben 26 le ragazze in gara questa sera, ma di questo e di altro vi parlerà anche il presentatore ufficiale della nostra manifestazione. Quindi, dopo aver ringraziato la direzione di questa struttura che vi aspetta tutti i giorni, perché qui dovete sapere si organizzano feste, meeting, incontri, ma è bello anche rilassarsi il giorno in piscina prendendo il sole e magari gustando un ottimo cocktail e qualche stuzzichino che non fa mai male. Quindi è bello essere qui alla Città Bianca, a bordo piscina, in questa fantastica location. Però detto questo, signore e signori, entriamo subito nel merito del nostro spettacolo, uno spettacolo dedicato al fascino e alla moda femminile. 47esima edizione di Miss Adriatico, che inizia con la sigla ufficiale del concorso. A tutti buon ascolto, buona visione e soprattutto buon divertimento! Ciao, buonasera a tutti. Sulle mani, sulle mani. Anche di là. Niente. Com'è cominciata io non saprei. La storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per te. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero per te, lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito un brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più. Per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Sì. Oh, grazie di esistere. Oh, oh yeah. Più bella cosa non c'è di te. Oh yeah. Miss Adriatico, grazie di esistere. Buonasera a tutti e benvenuti a un'altra tappa di Miss Adriatico. Ovviamente io, dopo la sigla in genere, presento chi presenta la serata, quindi o Paolo Minucci o Chiara Di Cintio oppure Stella Cantelli. In realtà questa sera presento io. Ecco,
Ecco il tifo ufficiale delle nostre Miss. Questa sera presento io, quindi io non vi assicuro nulla, perché in genere quando presento io succede sempre qualcosa e chi mi segue lo sa. Prima di presentare tutta la serata, ovviamente, quindi c'è una persona speciale che ci è venuta a trovare, cioè il primo cittadino, il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli. Eccola qui, facciamo un applauso, benvenuta, ben arrivata. Salve, piacere Maurizio, piacere. Allora, io voglio un saluto istituzionale da parte del sindaco che ci ospita, ovviamente. Grazie, grazie a tutti, è un piacere essere con voi. Io sto scendendo dalla manifestazione Spoltore Ensemble che ospitiamo ormai alla 41esima edizione nel centro storico, ma non volevo mancare a portare appunto il mio saluto e il mio ringraziamento a Paolo Minucci per aver di nuovo scelto Spoltore per una tappa di un appuntamento importante dell'estate abruzzese, che è quello appunto di Miss Adriatico. Grazie, grazie anche a Città Bianca, al mio amico Alessandro Filippone, una persona che stimo tanto e che ha messo a disposizione questo spazio incredibilmente bello per una manifestazione che si basa sulla bellezza. E quindi auguri anche alle aspiranti Miss per un percorso costellato di successi. Grazie a tutti. Grazie davvero al sindaco Chiara Trulli, grazie mille. Veniamo alla giuria, perché abbiamo una giuria di tante persone importanti, a partire proprio dal direttore che ci ospita qui in questa meravigliosa Città Bianca, e cioè presidente di giuria Alessandro Filippone. Poi abbiamo un professionista del fiore, mi piace chiamarlo così, e tutto quello che vedete qui come scenografia è roba sua, Giancarlo Marcheggiani. Abbiamo anche il dirigente aziendale Claudio Cocchini, la responsabile marketing dell'agenzia Promozione Spettacoli, nonché, ce lo siamo detti prima, una Miss Adriatico in pensione, Alessandra Cremonese. Un consulente immobiliare a fianco ad Alessandro Filippone, che è Gaetano Borsetti. E poi per tutte le ragazze che sono qui abbiamo un trial di mister, a partire da colui che ha anche un proprietario della bottega del gelato, quindi andate, mi raccomando, lui ha vinto la fascia di mister lampato proprio un mesetto fa in Viale Europa a Montesilvano, Riccardo Di Francesco. Mister Acqua e Sapone, chi è che non conosce questa catena importante della pulizia e quant'altro? Ed è Cristian Montanaro. Mister Adriatico nella tappa di Chieti, quindi è stato eletto a marzo 2023, perché poi vedrete il mister attuale nelle premiazioni. Intanto saluto lui, Giovanni Pirocco. Senti che tifo. Le ragazze lì, le foto. E poi la speaker ufficiale di Radio Mare, colei che tutti i giorni, ovviamente, ci fa compagnia lungo il litorale di Pescara e Montesilvano, Barbara Di Marco, e la direttrice, nonché colei che l'ha inventata, devo dire, questa comunità Arcadia, Mariella Galvani. Abbiamo consegnato alla nostra giuria delle schede di valutazione, dove nella prima c'è il portamento, quindi dovete votare il portamento, nella seconda la bellezza fisica. I voti vanno da un minimo di 1 a un massimo di 5, quindi la sommatoria deve essere 10 il totale, ok? Perché noi abbiamo visto anche nelle giurie un po' di cose strane, tipo 15, 20, no? Il massimo deve essere 10. È tutto pronto. E adesso le ragazze, con la musica di Marco Corneli e con le coreografie di Roberta Mezzanotte, sono pronte per la versione elegante. La numero uno è lei, Giorgia Martinelli.
La vedete sfilare, è la numero 1 Giorgia Martinelli. È pronta anche la numero 2 Giorgia De Petra. Passerella, vedete la numero 2, Giorgia De Petra. Potete applaudire assolutamente, anzi aiutate la giuria. E adesso le rivediamo insieme, Giorgia Martinelli e Giorgia De Petra. Siamo serie. Giorgia la seconda, mi piace dire. Grazie ragazze. È pronta la numero 3, Shakira Cappellari. La vedete tornare indietro, lei è Shakira Cappellari, numero 3. Contrassegnata dal numero 4, la rossa Alessia Longoverde. Eccola qui la rossa di Miss Adriatico, Alessia Longoverde. E le rivediamo insieme, Shakira Cappellari e Alessia Longoverde. Pronta la numero 5, Loriana Agai. In passerella Loriana Agai con il numero 5. Ed è pronta anche una rossa veterana del nostro concorso, la numero 6, Rossella Calderoni. Numero 6, Rossella Calderoni. Le rivediamo insieme, Loriana Agai e Rossella Calderoni, rispettivamente la numero 5 e la numero 6. Nel centro Città Bianca parte la numero 7, Agnese Ruggero.
La numero 7 è Agnese Ruggero, che torna al suo posto per dare spazio alla numero 8, Sara Rosati. Adesso è il primo colpo d'occhio, poi ovviamente commenterò anche durante le prossime sfilate. Pronte per sfilare insieme, per rivederle, Agnese e Sara, contraddistinte dal numero 7 e dal numero 8. Di bianco vestita la numero 9, Shasa Cappellari. E lei è Shasa Cappellari con il numero 9. In passerella è la volta della numero 10, Giada Parlapiano. E le rivediamo insieme, Shasa Cappellari e Giada Parlapiano. Tutta tempestata di fiori, la numero 11, Federica Di Claudio. Sorridente la numero 11, Federica Di Claudio. E dopo i fiori parte la rossa, Valentina Di Luca, contrassegnata con il numero 12. Federica Di Claudio con la numero 11 e Valentina Di Luca col numero 12 per voi in passerella insieme. Per la prossima scatterà sicuramente un brava numero 13, Siria Buccella. Torna in passerella la nostra Siria Buccella con il numero 13.
per la prima volta al nostro concorso la numero 14, Sabrine Shayeb. Lei è la numero 14 per la prima volta in passerella Miss Adriatico, Sabrine Shayeb. E adesso insieme rivediamo le due S, Siria Buccella e Sabrine Shayeb, in passerella per voi. È pronta la numero 15, Diletta Timperio. Torna Diletta Timperio sorridente ed è la volta della numero 16, Siria Chiavarini. Lei è la numero 16 ed è Siria Chiavarini. E adesso le rivediamo insieme, Diletta Timperio con la numero 15 e Siria Chiavarini con il numero 16. Sotto i riflettori di questa meravigliosa città bianca è la volta della numero 17, Silvia Severo. Questa sera la numero 18, come una sirena, sfila per voi, Vittoriana Cacciatore. E adesso le rivediamo insieme, Silvia Severo e Vittoriana Cacciatore. Le avete appena viste, Silvia Severo e Vittoriana Cacciatore. E adesso è la volta della numero 19, Sara De Petra. Torna Sara De Petra, contrassegnata dal numero 19.
Ed è la volta della nostra ragazza Morositas, la numero 20, Rob Mariel Belen. E torna indietro la nostra numero 20, Rob Mariel Belen, per affiancarsi a Sciara De Petra per il prossimo passaggio insieme. Sotto i riflettori delle nostre telecamere parte la numero 21, Alicia Strugaru. In passerella Alicia Strugaru. È la volta della numero 22, Cristiana Cusinato. Ha fretta di tornare a casa la numero 22, Cristiana Cusinato, emozionatissima. E allora le rivediamo insieme, Alicia Strugaru e Cristina Cusinato. È la volta della numero 23, Alice Cirillo. Sa di internazionale la nostra numero 24, Jasmine Mukrim. E le rivediamo insieme, Alice Cirillo e Jasmine Mukrim. Proseguiamo con la numero 25, Giulia Binni. E concludiamo con la numero 26, Alice Ciamarone.
Le rivediamo insieme, Giulia e Alice. Bene, bene, come dice il nostro Paolo, perfetto. Adesso, cara giuria, le avete viste una alla volta, le avete viste tornare indietro a coppia e adesso le vedrete con il trenino di Miss Adriatico. Sugli occhi, nei tuoi occhi e le tue labbra, sulle mie labbra, la mano sulla coscia e calza e credimi ti dico sì. Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. L'ospite della serata è la scuola di ballo Fantastic Dance della maestra Serena Menzione, che da diversi anni tiene i suoi corsi a Pescara in via Guelfi. I corsi di ballo che offre la scuola sono liscio, caraibico, balli di gruppo per principianti e per avanzati, zumba e baby dance. Oltre alle esibizioni che ogni estate concludono i loro corsi e a quelle che precedono le feste natalizie, la scuola ha partecipato a molte gare regionali e a diverse manifestazioni alle quali sono state invitate. Una tra queste è proprio Miss Adriatico. Questa sera hanno il piacere di presentare alcune loro coreografie su musiche conosciute e attuali. E partiamo proprio con il primo passaggio di questa fantastica scuola, che poi ovviamente rivedremo anche nel corso della serata. La coreografia di questa sera è sulla canzone Due vite, con la quale Marco Mengoni ha vinto quest'anno il Festival di Sanremo. Anche questa coreografia è stata in gara ad Atri, qualificandosi al primo posto. Per voi, la scuola Fantastic Dance. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo in mostre del fato. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo lì sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè con limone contro le nuvole sembri una foto mossa. E ci siamo fattuti ancora una notte fuori un locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò gli a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai quando la vita
la nostra. Sono le persone con le parole senza mai una risposta. Sono fottuti ancora una notte fuori al locale. Meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarà? Dove vai? Quando la vita un po' esagera, tutte le cose, gli scatti, gli sbagli che fai. Quando qualcosa ti agita, non lo so. Che tu non dormi, spegni la luce anche se non ti va. Restiamo al buio a volte solo al suono della voce, al di là dello spoglio che balla in tutte le cose. Perché guarda che disordine. Capisco perché si chiama Fantastic. Bravissime, bravissime davvero, la titolare. Allora io voglio sapere quanto tempo ci vuole per preparare tipo questa coreografia. Ma quando abbiamo fatto la gara un mesetto, più o meno, sì. Se no per imparare il ballo un'ora. Io voglio fare un applauso perché, tutti, perché la danza abbraccia tutte le età ed è così. Complimenti davvero, davvero complimenti. Bravissimi, ci vediamo dopo perché poi ci sarà un altro intermezzo musicale. Grazie mille. La seconda uscita, e cioè quella in bikini. Quindi adesso vedrete in realtà queste meravigliose ragazze esporsi con i loro bikini. E se tutto pronto, dalla regia di Marco Corneli, le musiche di Marco Corneli, tutto di Marco Corneli... E ovviamente con le coreografie di Roberta Mezzanotte guardiamo tutti insieme la seconda uscita di queste ragazze con il bikini. Cominciamo con la numero 1, Giorgia Martinelli, viene da Pescara. Ovviamente non è sotto votazione, semplicemente perché la vedete fasciata, perché già vincitrice di una tappa precedente. Lei è Giorgia Martinelli da Pescara. Numero 2 per Giorgia De Petra, anche lei da Pescara. La vedete in passerella, la numero 2, Giorgia De Petra da Pescara. La numero 3, Sadi Capitale e Shakira Cappellari da Roma. Inquadrata in questo momento la numero 3, Shakira Cappellari da Roma. Numero 4 è Alessia Longoverde da Montesilvano. Contrassegnata con il numero 4 Alessia Longoverde da Montesilvano.
Numero 5, lei è Loriana Agai da Roseto. La vedete in passerella, la numero 5 è Loriana Agai da Roseto. E adesso le rivediamo tutte insieme. E prosegue la bellezza con la numero 6, Rossella Calderoni da Pescara. Anche lei fasciata, quindi già vincitrice di una precedente tappa, stasera non è sottoposta a meccanismo di televoto. Numero 7, lei è Agnese Ruggero da Montesilvano. Viene da Montesilvano la numero 7, Agnese Ruggero. Numero 8, invece viene da Pescara, lei è Sara Rosati. È proprio lei, la numero 8, Sara Rosati da Pescara. Anche lei dalla nostra capitale, Roma, Shasa Capellari, numero 9. Numero 9 per Shasa Capellari da Roma. La numero 10 viene da Francavilla ed è Giada Parlapiano. Sotto i nostri fotografi c'è Giada Parlapiano con il numero 10 da Francavilla. E adesso le rivediamo tutte insieme. Già fasciata la numero 11, quindi non è sottoposta a meccanismo di voto, è Federica Di Claudio da Loreto Aprutino. Federica Di Claudio con il numero 11 da Loreto Aprutino. Numero 12 per Valentina Di Luca da Montesilvano. In gara la numero 12, Valentina Di Luca da Montesilvano. Numero 13 per Siria Buccella da Montesilvano. E Siria Buccella, quella che vedete, la numero 13 da Montesilvano.
Numero 14 per Sabrine Shaeb da Pescara. È la numero 14, quella che vedete, Sabrine Shaeb da Pescara. Numero 15 per Diletta Timperio da Miglianico, anche lei fasciata, quindi non è sottoposta a voto. E lei è Diletta Timperio da Miglianico. E voilà, le rivedrete tutte insieme. È pronta la numero 16, viene da Colle Corvino e lei è Siria Chiavarini. La vedete inquadrata? Lei è Siria Chiavarini, numero 16 da Pescara. Viene da Penne la bionda Silvia Severo, numero 17, anche lei fasciata e quindi non sottoposta a meccanismo di voto. Numero 17 per Silvia Severo da Penne. Numero 18 da Pescara Vittoriana Cacciatore. Anche lei questa sera non è sottoposta a voto, Vittoriana Cacciatore, numero 18 da Pescara. È pronta la numero 19, anche lei fasciata, Sciara De Petra da Pianella. E Sciara De Petra, la numero 19, da Pianella. Numero 20 è lei, Rob Mariel Belen, da Pescara. La nostra ragazza Morositas, Rob Mariel Belen, numero 20 da Pescara. E adesso insieme per questa meravigliosa struttura di Città Bianca per tutti voi, le ragazze. Viene da Montesilvano la numero 21, Alisia Strugaru. E lei è la numero 21, Alisia Strugaru da Montesilvano. Numero 22, Cristiana Cusinato, viene da San Buceto.
Cristiana Cusinato numero 22 da San Buceto. Da Sulmona Alice Cirillo numero 23. Dalla città dei confetti Alice Cirillo numero 23 di Sulmona. Pronta la numero 24, Jasmine Mukrim da Monte Silvano. E lei è Jasmine Mukrim da Monte Silvano ed è la numero 24. Numero 25 per Giulia Binni da Città Sant'Angelo. Giulia Binni porta il numero 25, viene da Città Sant'Angelo. Concludiamo con la numero 26, Alice Ciamarone da Loreto a Prutino. E lei è Alice Ciamarone, numero 26, viene da Loreto a Prutino. E adesso le rivediamo anche loro tutte insieme in passerella. Allora, caro pubblico, io non sento l'applauso, cioè noi siamo abituati, soprattutto le ragazze, perché mi è stato detto che purtroppo io non posso intervenire durante la loro sfilata, perché vorrei, ma non lo faccio, perché poi può accadere la qualunque, quindi devo fare il serio, infatti stasera sono molto serio, mi appartiene poco, però non fa niente. Però le ragazze, quando sfilano, che sono da sole su questa passerella, hanno bisogno del vostro applauso, quindi partiamo da quell'ombrellone lì, che tanto c'è la luna, vai vai, applaudite tutti, forza forza, un applauso forte, tutti tutti tutti, anche di qua, mister, muoviti, dai, oh. E allora, rivediamo questo trenino della bellezza targato Miss Adriatico 2023. Sorridenti, dai, le nostre ragazze sono
bellissime, poi si divertono, si crea una famiglia dietro e quindi è una cosa veramente molto bella. Però io prima voglio ricordarvi ovviamente le fasce che questa sera consegneremo durante questa serata di Miss Adriatico, partendo da Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo, pastificio artigianale abruzzese dal 1924, Miss Vini Lampato Pianella, vini e bollicini di eccellente qualità, Miss Spiedì Arrosticini, più buoni perché fatti secondo tradizione, Miss Caffè Mocambo, il caffè italiano conosciuto nel mondo, Miss Intimo Unigross, intimo di qualità e per tutte le età, Miss Acqua e Sapone, articoli per la bellezza personale e per la casa, e alla fine Miss Adriatico Spoltore 2023. Grazie, un applauso, mi piace, così. Ok, e adesso vi potete riposare, però dovete ascoltare, secondo me canterete tutti in questa meravigliosa struttura Città Bianca, davvero complimenti, davvero dal cuore, perché è proprio di un'eleganza pazzesca e ci sta bene con lei che pochi giorni fa a Città Sant'Angelo è arrivata, con stracciando tutti gli altri cantanti, al primo posto, quindi ha vinto la tappa di Città Sant'Angelo ed è una veterana del Festival della Melodia. Io la vado a chiamare perché gli devo lasciare spazio, perché se lo merita. Signori e signori, Giuliana Marinelli. Ciao, come stai? Bene, buonasera a tutti. Sei contenta che hai vinto la tappa, sì? Tantissimo. Non cominciate quelli che già sanno. Allora, avvicinati un po' di qua. La canzone che ci va a presentare è proprio Sei bellissima. Canta Giuliana Marinelli. Grazie, grazie. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tu. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldava il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. E a letto mi diceva sempre non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e lo obbligavo a dirmi sempre sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore mi stava a guardare. Pesco chi un giorno ha detto il tempo è un gran dottore, lo lego a un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade fra la gente. Mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente e mi sembra di sentire ancora sei bellissima, sei bellissima, na 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 na. Sei bellissima, sei bellissima.
bellissima. Grazie. Grazie. Ultimo passaggio in giuria anche per il pubblico per quanto riguarda questa carovana di ragazze di Miss Adriatico. Sono 26 ragazze questa sera e adesso con il famosissimo, ormai storico, body olimpionico della Dolciaria Falcone, dello stilista Loris Danese, ci tengo a dirlo, e quindi adesso ultimo passaggio in giuria per le ragazze di Miss Adriatico 2023. La numero uno, Giorgia Martinelli, viene da Pescara, studia danza classica e moderna. Le sue aspirazioni sono diventare un'insegnante di scienze sportive. Lei è Giorgia Martinelli con il numero uno. Attenzionati dal pubblico anche la numero 2, Giorgia De Petra, viene da Pescara, ama la palestra e la musica, le aspirazioni sono diventare modella e parrucchiera. Con il numero 2, Giorgia De Petra. È la volta della numero 3, Shakira Cappellari, viene da Roma, è una truccatrice, le sue aspirazioni sono diventare modella o addirittura intraprendere la carriera militare. Lei è Shakira Cappellari con il numero 3. È la volta della numero 4, Alessia Longoverde, viene da Montesilvano, ama la palestra e la danza, la sua aspirazione è diventare una designer. Lei è Alessia Longoverde con il numero 4. Pronta anche la numero 5, Loriana Agai, viene da Roseto, ama la musica e fa palestra, le sue aspirazioni è un giorno diventare modella. Lei è Loriana Agai con il numero 5. E le rivediamo insieme dalla numero 1 alla numero 5. Che bello l'applauso spontaneo. Bravi, bravi. Grazie ragazze, mi sposto. Pronta la numero 6, Rossella Calderoni, viene da Pescara, di professione fa la commessa ma ascolta musica e ama anche fare palestra. Le sue aspirazioni è entrare un giorno nelle forze armate. Lei è Rossella Calderoni con il numero 6. Numero 7, lei è Agnese Ruggero, viene da Montesilvano, piace fare la palestra e le sue aspirazioni un giorno diventare nutrizionista. Avrei anche a qualcuno da consigliare. Agnese Ruggero con il numero 7. Numero 8 per Sara Rosati, anche lei viene da Pescara, ama fare palestra e un giorno vorrebbe diventare un'insegnante, quindi con il numero 8 in passerella Sara Rosati.
fa la cantante, la numero 9, ed è Shasa Cappellari, viene da Roma. Le sue attitudini appunto sono la musica e come aspirazione, oltre a diventare una cantante professionista, vorrebbe diventare un carabiniere, ed è Shasa Cappellari con il numero 9. La numero 10 si chiama Giada Parlapiano, viene da Francavilla, studia ancora a livello professionale, come attitudini va in palestra, estetista, ascolta musica, danza. Le sue aspirazioni sono diventare o modella o addirittura estetista. Giada Parlapiano con il numero 10. E dalla numero 5 alla numero 10 le rivediamo insieme. Scusate, dalla numero 6 alla numero 10. Viene chiamata la capitana di Miss Adriatico, è la numero 11, Federica Di Claudio, viene da Loreto Aprutino. Le sue attitudini addirittura è fare karate, aspira a diventare una modella, quindi meglio averla come amica. Federica Di Claudio con la numero con il numero 11. Sorridente la numero 12, Valentina Di Luca da Montesilvano, attualmente fa l'università, e va in palestra, ama lo sport e la lettura, come aspirazione vorrebbe diventare un'educatrice d'infanzia. La numero 12 è Valentina Di Luca. Anche lei sorridente ed emozionata, la numero 13, Siria Buccella da Montesilvano, lavora come barista, le sue attitudini sono la musica e la lettura, come aspirazione vorrebbe affermarsi nel mondo lavorativo. Siria Buccella con il numero 13. Numero 14 per Sabrine Chayeb, viene da Pescara, è un'archeologa. Come attitudini, lei danza, ovviamente una danzatrice del ventre, e poi ama il teatro, la moda. Come aspirazione vorrebbe diventare una modella o un'attrice. Lei è Sabrine Chayeb, numero 14. Numero 15 per Diletta Timperio, viene da Miglianico, la sua passione è la musica, infatti canta con il sottoscritto, come aspirazione vorrebbe diventare un'ostetrica. Lei è Diletta Timperio con il numero 15. Caro pubblico di Città Bianca, le rivediamo tutte insieme. Escono sorridenti le nostre miss per dare spazio alla numero 16. Siria Chiavarini viene da Collecorvino, è una danzatrice, suona il pianoforte. Le sue aspirazioni un giorno è diventare modella. Lei è Siria Chiavarini, la numero 16.
viene da Penne la numero 17, Silvia Severo. Anche lei ama e fa palestra. Le sue aspirazioni un giorno diventare un'indossatrice affermata. Lei è Silvia Severo, contrassegnata con il numero 17. Numero 18 per Vittoriana Cacciatore, è una studentessa, è una personal trainer, ama quindi di conseguenza la palestra. Le sue aspirazioni è diventare un giorno un'insegnante di ginnastica. Lei è Vittoriana Cacciatore con il numero 18. La numero 19 invece si chiama Shara De Petra, viene da Pianella. Di professione fa l'estetista, ama praticare il motocross e le sue aspirazioni, tra le aspirazioni c'è quella di diventare una makeup artist. Lei è Shara De Petra con il numero 19. E la numero 20 si chiama Rob Marielle Belen, viene da Pescara, ama la danza, ama anche il teatro, la sua aspirazione è entrare un giorno nel mondo dello spettacolo. La numero 20 che vedete adesso è lei, Rob Marielle Belen. E rivediamole tutte insieme le nostre Miss Adriatico. Applausi, applausi per le nostre ragazze. Bene. Numero 21, lei è Alicia Strugaru, viene da Montesilvano, è una studentessa, ama praticare balli caraibici, la sua aspirazione è lavorare in ufficio e fare anche la modella. Lei è Alicia Strugaru con il numero 21. Numero 22 per Cristiana Cusinato, viene da San Buceto, ama nuotare e ama anche la bella musica. La sua aspirazione è diventare una psicologa o maestra d'asilo. E la numero 22 si chiama Cristiana Cusinato. È la volta della numero 23, Alice Cirillo, viene da Sulmona, è una studentessa. Come attitudine le piace il make-up, la palestra, anche leggere, quindi la lettura. La sua aspirazione è diventare un'attrice. È la numero 23 e si chiama Alice Cirillo. Numero 24 invece è Jasmine Mukrim, viene da Montesilvano, ama la palestra e la moda, ma un giorno diventerà un carabiniere. Lei è Jasmine Mukrim, numero 24. È la volta della numero 25, Giulia Pinni. Viene da Città Sant'Angelo, anche lei ama la palestra e la musica. Un giorno vorrebbe diventare un'indossatrice affermata. Giulia Binni con il numero 25. E concludiamo con la numero 26, viene da Loreto Aprutino.
piace andare a cavallo, quindi equitazione, un giorno vorrebbe diventare una modella. E la numero 26 si chiama Alice Ciamarone. E adesso, care pubblico, le rivediamo tutte insieme. Mamma mia, quanta bellezza. Fate un applauso forte a questa manifestazione perché ci permette di vedere tante belle ragazze, di capire cosa vogliono fare nella vita, tante la palestra, tante le modelle. Sono ragazze che già sanno quello che vogliono. Cara giuria, adesso c'è la consegna delle schede, tra poco sapremo ovviamente le vincitrici delle fasce e poi la vincitrice ovviamente della tappa di spoltore per quanto riguarda Miss Adriatico. Però ve le faccio rivedere tutte insieme dalle coreografie, diciamo coreografie, di Roberta Mezzanotte con le musiche di Marco Corneli e con le riprese di Andrea Angelozzi, il trenino dell'estate Miss Adriatico 2023. Occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. Signore e signori, Anna Rosini. Senti, poi c'è... Abbiamo il pubblico non pagante che è dietro di noi. Allora Anna, come stai? Io sto bene, molto bene. Poi quando canto sto sempre meglio. E allora adesso ce la cantiamo tutti, una canzone scritta da Malgioglio. Ci sta simpatico. Ci sta simpatico. Consegnata poi a Mina e poi una resa, ovviamente la resa, diciamo, una dei suoi pezzi da 90 della musica italiana. Ancora, ancora, ancora. Canta Anna Rosini. Grazie. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì, ma se dormo sul tuo petto
e amarti io non smetto, no. E tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore. E poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento per te. Io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue mani, ancora sul mio collo, ancora. Quando ama completamente, sì, con le sue percezioni, mette a punto le mie inclinazioni, perché io ti chiedo ancora la tua bocca, ancora le tue mani, ancora. Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. Bene, ci siamo. Abbiamo già consegnato alle nostre ragazze dei gadget dello sponsor ufficiale di Miss Adriatico, che è proprio acqua e sapone. E adesso però dobbiamo venire a tutto ciò per cui siamo venuti qui oggi, e cioè capire chi ha vinto questa sera le fasce, soprattutto Miss Adriatico targata Spoltore. Quindi le ragazze rimangono lì, io comincio subito la premiazione chiamando per Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo, il pastificio artigianale abruzzese dal 1924. Sentite che tifo per la coreografa! Vi sguincio Roberta Mezzanotte! Uey! Ecco Roberta, non ti faccio domande, silenzio, c'ho 10 minuti, grazie. Ok. Abbiamo capito? Grazie. Bene, Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo questa sera porta la firma di Shasa Cappellari. Eccola la Miss Rustichella d'Abruzzo, foto. E in passerella è Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo e Shasa Cappellari.
Proseguiamo subito con Miss Vini Lampato Pianella, vini e bollicine di eccellente qualità. Chiamo la cantante per eccellenza che abbiamo avuto oggi, Anna Rosini. Senti, senti, abbiamo già parlato. Abbiamo già parlato, basta, bene. Ok, questa sera Miss Vini Lampato Pianella corrisponde al nome di... Valentina Di Luca! Eccola, la nostra Vale. Prego, allora consegniamo la fascia alla nostra Valentina Di Luca. Benissimo, precisa. Foto di rito. E il saluto in passerella di Valentina Di Luca, Miss Vini Lampato Pianella. Grazie Anna. E da una cantante passiamo ad un'altra cantante che consegnerà la fascia di Miss Spiedì Arrosticini, più buoni perché fatti secondo tradizione. Chiamo Giuliana Marinelli. Eccola qui, cara Giuliana. Adesso consegneremo questa fascia che rappresenta proprio l'Abruzzo, perché parliamo di Miss Spiedì Arrosticini. E questa sera la vince Rob Mariel Belen. Sempre sorridente, sempre, sempre. Un attimo, piccole, abbassati un po', ecco. No, nel senso, ecco. Beh, foto. Tutto per te, questa meravigliosa struttura Città Bianca accoglie la Miss Spiedì Arrosticini, Rob Mariel Belen. E adesso per Miss Caffè Mocambo, il caffè italiano conosciuto nel mondo. Quindi adesso le ragazze si daranno una svegliata, perché chiamo i miei ragazzacci di Mister Adriatico, Giovanni Pirocco, Cristian Montanaro e Riccardo Di Federico, con Mister Adriatico 2023, Nicolas Vianello. Loro sono i gattacci! I gattacci di Mister Adriatico. Vabbè, basta, sfatta una certa. Lo so, di Francesco. Lo so. Bene, Miss Caffè Mocambo, il caffè italiano conosciuto nel mondo. Questa sera la firma è di Siria Chiavarini. Mettiamola al centro, Siria, tra i due. Ok? Foto. La passerella è tutta per te, Miss Caffè Mocambo. Nel frattempo ci facciamo due chiacchiere, prego. Io devo andare avanti col programma, grazie. Ok. Grazie Siria, complimenti. E adesso passiamo a Miss Intimo Unigross, intimo di qualità e per tutte le età. A premiare Mariella Galvani di questa meravigliosa comunità Arcadia. E questa sera Miss Intimo Unigross è per lei, Giulia Binni. Eccola, eccola che arriva, incredula. Posizioniamo la fascia. Ok, foto con i nostri fotografi. La passerella è tutta per te, Miss Unigross, Giulia Binni. Nel frattempo saluto Mario Contini, il fotografo ufficiale che è arrivato alla fine, ma non fa niente. Grazie Giulia. Saliamo e arriviamo proprio a Miss Acqua e Sapone, articoli per la bellezza personale e per la casa, a premiare la nostra super, super responsabile marketing della promozione spettacoli
e cioè Alessandra Cremonese. Prego, eccoci qua. Anche una Miss, e quante tappe di Miss Adriatico ci siamo fa, quanti anni, sei sempre bella, eh? Però no, te lo devo dire, mo sei in pensione ma non fa niente. Bene, Miss Acqua e Sapone, articoli per la bellezza personale e per la casa, questa sera è lei che avrà questa fascia, Loriana Agai. Consegniamo la fascia. Giriamoci. E la passerella è tutta per te, Loriana Agai. Bene, adesso secondo voi chi ha vinto? Chi ha vinto? Niente di là. Chi ha vinto? Un numero. Chi? 21. Bene, andiamo a premiare, scusate, per Miss Adriatico, quindi la consegna della fascia del primo posto targata Spoltore, il direttore di Città Bianca, il nostro Alessandro Filippone, insieme a Gaetano Borsetti, l'agente immobiliare, e insieme alla nostra speaker ufficiale, Barbara Di Marco. Prego, sì sì. Eccola qui. Allora, com'è andata la serata? Beh, spero bene. Dobbiamo chiederlo a loro, no? Ti sei divertito? Ah, tantissimo, Maurizio. Meno male. Barbara, tutto bene? Bellissimo. Sei bravissimo anche a presentare Miss Adriati. Paolo, questa è l'ultima volta. Ti voglio bene. Com'è andata? Benissimo, un po' fresco, però tutto ok. Quindi fa freddino, invece no, si sta bene, vedi? Si sta proprio bene. E allora, questa sera, presso la Città Bianca di Spoltore, vince la fascia di Miss Adriatico e accede alla finale nazionale. Grazie, Alicia Strugaru! Eccola il bacetto, Alicia Strugaro. Strugaro, scusate, Miss Adriatico, tappa Spoltore, in questa meravigliosa struttura che è proprio Città Bianca. E allora, facciamoci la foto, mettiamo la coroncina, prego Barbara. Mo pur la coroncina, no, no, non sei. Foto, foto. Un attimo, un secondo. Ok. Allora, chi dedichiamo questo premio, Alicia? A mia mamma. E qui? Sì. Ok, ti ha fatto proprio bella. E allora, Miss Adriatico, per te la passerella. Alicia Strugaru. Grazie ragazzi, grazie mille. Grazie, grazie a voi. Grazie. E allora sfuma la serata, sfumano le note, torna Alicia qui, noi ci vediamo prossimamente con Miss Adriatico e mi raccomando, siate sempre felici. Ciao da Maurizio Tocco e ciao da questa Città Bianca di Spoltore. Ciao.